Mister Fefede Giorgi, innanzitutto Irriconoscibile. irriconoscibile. Mister, che a Francavilla per vedere una partita di calcio, lei che è tecnico di volley, ma oggi è anche una festa dello sport, no? Anche per parlare dei giovani nello sport. Sì, beh, ne approfittiamo, diciamo, ne approfitto anch'io intanto per rivedere degli amici qui di Francavilla, delle persone che conosco, di conoscere una realtà un po' più da vicino che lavora bene, lavora. Poi c'è tutto un discorso dietro di giovani, insomma, tra un po' incontrerò dei ragazzi, insomma, dai, sono giornate di sport. Poi a me sinceramente piacciono le contaminazioni, diciamo, no? Perché si riescono a trovare sempre spunti molto interessanti. Mister, l'importanza dei giovani nello sport l'abbiamo visto anche con la sua nazionale, no? Sul tetto d'Europa, del mondo. Lei tante volte ha parlato di ricambio generazionale. Quanto è importante puntare e scommettere sui giovani? Beh, importantissimo perché, adesso non voglio dire una banalità, rappresentano chiaramente il nostro futuro, rappresentano quello anche che siamo in questo momento. Credo che dobbiamo, almeno chi come me ha responsabilità, di creare, come nel mio caso delle squadre, deve avere un occhio di attenzione verso le potenzialità che hanno i giovani, perché credo che questo è un dovere di dare opportunità a chi merita, soprattutto. Siccome noi abbiamo dei giovani molto interessanti, credo che io almeno la mia parte ho cercato di farla e ho cercato di creare appunto un ambiente nel quale comunque loro potessero muoversi a loro agio e avere l'opportunità di esprimersi. L'ultimo, i prossimi step dell'Italvolley, perché adesso migliorarsi è praticamente impossibile, però si punta sulla continuità. Sì, beh, si alza l'asticella sempre, no? Un pochino, ma questo lo sport insomma lo insegna, sia quando vinci, e insomma sai che devi assolutamente cercare di migliorarti ancora un pochino se vuoi rivincere, ma anche quando perdi ti dà l'opportunità poi di crearti l'occasione. Quindi per noi si alza un po' l'asticella, ma lo facciamo diciamo con piacere. Dobbiamo mantenere sempre uno stile comunque di squadra che dà il massimo, una squadra che si aiuta, una squadra che cerca di migliorare, poi vedremo se basterà ancora.